Il centro commerciale Elnos Shopping offre ai propri visitatori delle esperienze di conoscenza del territorio. Per questo motivo ha deciso di sposare l'iniziativa Valle Camonica in Tavola. All'interno del centro sarà possibile ammirare 10 alberi contemporanei in ferro che reggono una trentina di pannelli che raccontano i prodotti tipici della Valle Camonica e una serie di ricette dell'antica tradizione camuna. Come abbiamo avuto modo di ribadire in tante altre occasioni, il ruolo di Elnos è anche quello di promuovere il territorio. Questa volta devo dire al centro d'attenzione ci sono, diciamo, i prodotti tipici, la biodiversità, e credo che sia un tema molto interessante, centrale anche per noi, quindi, e per offrire come sempre un'esperienza diversa al nostro visitatore, al nostro consumatore. Oltretutto qui abbiamo una buona base d'appoggio con It's Market, perché è un concetto molto vicino ai prodotti locali, è un supermercato tra virgolette, insomma, che ha un range molto importante di, diciamo, produzione locale, e quindi insomma per noi è stata veramente una buona occasione ed è una buona occasione per sostenere il territorio e renderci diversi. Sì, c'è anche una mostra che viene un po' anche rappresentata tra questi alberi di metallo, insomma, che vanno un po' a rappresentare, a richiamare l'attenzione sui prodotti tipici. Dalla materia prima poi passiamo anche, tra virgolette, alla lavorazione, presenta anche l'Associazione di Ristoratori della Val Camonica, che in qualche modo permetterà al visitatore, insomma, di assaggiare questi prodotti e eventualmente comprarli. Noi come comunità montana siamo veramente molto, molto lieti di partecipare a questa iniziativa che tramite la conoscenza e la valorizzazione dei propri prodotti tipici dà la possibilità alla nostra valle di raccontarsi all'esterno. Noi in Valle Camonica abbiamo tanto da offrire al turista, abbiamo la possibilità di avere incisioni rupestri, abbiamo laghi, montagne, panorami mozzafiato e abbiamo anche dei prodotti che veramente danno la possibilità al turista, quando ci viene a visitare, di tornare con la pancia piena ma anche soddisfatto. E quindi questa opportunità, grazie alla collaborazione che si è instaurata con Elnos, ci dà la possibilità di raccontare le nostre spongade, di raccontare i nostri prodotti tipici, di raccontare anche i nostri ristoratori che così ben sapientemente sono in grado di preparare questi cibi e proporli al grande pubblico che invitiamo a venire a trovarci qui all'Elnos nei prossimi 3-4 fine settimana. Qui avranno la possibilità di assaggiare questi prodotti e sentire anche i camuni che raccontano la propria valle, quindi vi aspettiamo. Noi come associazione ristoratori siamo una quarantina di aderenti all'associazione, che parte dal Sebino e arriva fino in Alta Valle Camonica, e coglieremo ben volentieri questa occasione di presentazione dei nostri prodotti e soprattutto del nostro territorio in questo contesto che è appunto It's Market all'interno di Elnos, per far conoscere la qualità e la rarità dei nostri prodotti tipici del territorio, che poco sono conosciuti ma che da un po' di anni vengono continuamente rivalutati, approfonditi, lavorati, e che stanno avendo un riconoscimento sia a livello nazionale che internazionale con dei premi. E quindi cerchiamo di portare avanti un discorso di qualità, di territorio, e appunto rivisto in chiave culinaria più stretta nel piatto da parte dei cuochi dell'Associazione Ristoratori Valle Camonica Sebino. I prodotti tipici, ci siamo sempre chiesti quale potrebbe essere un po' il prodotto che contraddistingue la Valle Camonica, e non siamo riusciti ad arrivare a capo di questa cosa perché ne abbiamo tantissimi e tutti hanno una loro tipicità e una loro caratteristica. Dietro questi prodotti ci sono dei produttori, anche giovani, che si stanno reinventando dei sistemi di agricoltura e di conservazione nuovi e attuali. E per citarne alcuni abbiamo chiaramente i salumi con il nostro salame, che è molto famoso nel senso che ha una stagionatura e una lavorazione particolare. Abbiamo, da questo salame vengono fatti questi taglieri con altri salumi importanti come la pancetta, la coppa e altri prodotti appunto della derivazione del maiale. Abbiamo la farina di mais nero spinoso, che è una tipicità molto di nicchia, con questo mais appunto di colore nero che dà un gusto molto più forte alla polenta.
Abbiamo per esempio i fagioli Copafam, che è un tipo di fagiolo molto particolare che cresce solo in un paese dell'Alta Valle Camonica. Abbiamo delle patate di appunto di queste patate riusciamo a fare dei piatti molto particolari, conditi con il nostro burro di malga, conditi e farciti con i nostri formaggi, tra i quali ricordiamo il Silter, che è una DOP riconosciuta, fatta solo con latte vaccino di montagna, quindi in versione estiva e in versione invernale. Abbiamo il fatulì, che è un altro formaggio di capra proveniente da un latte che è di una capra particolare, si chiama la Biondo dell'Adamello, che produce appunto questo latte che viene trasformato in questa formaggella che viene fatta stagionare e affumicare. Il tutto viene accompagnato da dei mieli che sono, ecco, il presidio slow food. Il fatulì rappresenta anche un presidio slow food. Sta arrivando un nuovo presidio slow food anche sul miele di castagno, sul miele mille fiori. Ricordiamo che la caratteristica peculiare che dà unicità ai nostri prodotti è la biodiversità. La Valle Camonica è stata riconosciuta anche dal MAB come sito UNESCO, come territorio biodiverso, quindi all'interno di un territorio abbastanza corto, quindi nei 100 km di lunghezza della Valle Camonica, noi troviamo la più grande biodiversità d'Europa. Quindi all'interno di questo contesto possiamo immaginare che le nostre bestie, quello che mangiano negli alpeggi e anche la ricchezza delle fiori, delle erbe spontanee, danno veramente un valore aggiunto a tutti quelli che sono i nostri prodotti, che, ripeto, sapientemente vengono lavorati da questi nuovi agricoltori, anche giovani, che si cimentano appunto in questa esperienza enogastronomica.